Buongiorno, oggi è lunedì 21 marzo, primo giorno di primavera, benvenuti a 30 minuti 30, iniziamo subito con la rassegna stampa di oggi. Le notizie sono incentrate tutte sulla terribile tragedia avvenuta in Spagna, dove un pullman si è schiantato, sono morte diverse studentesse di Erasmus, tra cui probabilmente state italiane, il numero non è ancora confermato al momento. La stampa titola con la strage delle studentesse, Spagna, tragedia sul pullman dei ragazzi Erasmus, forse 7 italiane tra le 13 vittime. Finisce fuori strada uno dei bus che riportava gli universitari a Barcellona dopo una festa a Valencia, a bordo giovani di 14 paesi. Poi la spalla della stampa è sulla visita, sull'altra notizia del giorno, che è la visita di Obama a Cuba. Il presidente americano atterrato ieri sera a La Habana, all'aeroporto. Ieri sera si è incontrato ha fatto una prima visita alla città vecchia della Habana e ha incontrato i funzionari dell'ambasciata americana, che è stata aperta negli Stati Uniti, a Cuba, appunto, dopo anni di isolamento del paese caraibico, è stata aperta nell'estate scorsa e oggi incontrerà gli esponenti del governo cubano, tra cui Raúl Castro, che ieri significativamente, come infatti sottolineano alcuni commentatori, ieri non è andato a trovarlo all'arrivo all'aeroporto della Habana. Andiamo avanti con il Corriere della Sera, la morte delle studentesse Erasmus, incidente in pullman, 13 vittime tra le ragazze in gite, la Farnesina almeno 7 sono italiane, a bordo c'erano giovani di 22 nazionalità, forse un colpo di sonno dell'autista, questo probabilmente è il motivo dell'incidente. Renzi, ho il cuore spezzato. E poi la fotografia del presidente Obama che scende dall'aereo a La Habana. E migranti, fermato il piano, più tempo per i rimpatri, è la notizia di ieri, questa Atene ha chiesto, il presidente del consiglio greco Tsipras ha chiesto più tempo per rimpatriare le persone e per applicare il nuovo accordo appunto con la Turchia, che prevede il rimpatrio delle persone, come sappiamo, l'abbiamo già visto diverse volte nelle scorse settimane, sono circa 20-25 mila i migranti attualmente presenti in Grecia. Andiamo avanti con Repubblica, Obama abbraccia Cuba, qui con voi per la storia, primo presidente USA sull'isola dopo 80 anni, Raul non va all'aeroporto. E poi il sogno di libertà delle dame bianche, sono le esponenti dell'opposizione cubana che ieri hanno manifestato, poi vedremo il video, hanno manifestato a La Habana e appunto Repubblica sottolinea questa assenza di Raúl Castro all'arrivo del presidente americano dell'Air Force One in questo storico viaggio che sottolinea in qualche modo anche la fine di una presidenza della Repubblica, quella di Obama, che ha segnato la storia, che ha riaperto il dialogo con moltissime parti del mondo, tra cui col mondo moderato del mondo musulmano e poi appunto con l'America Latina che per anni era stata terra di conquista economica per gli Stati Uniti, terra di conquista anche di una certa destra degli Stati Uniti che appunto aveva mostrato il peggio di sé, pensiamo al Nicaragua, al Cile e appunto ai rapporti con Cuba, il disgelo che Obama ha voluto insieme al Papa nei confronti del paese caraibico è significativo e questa visita è davvero storica e rappresenta un punto a capo rispetto alle relazioni, anche il momento più celebrativo di questa presidenza della Repubblica che ormai purtroppo, aggiungiamo noi, si avvia al termine. E poi Spagna, strage dell'Erasmus, 7 italiane, bus fuori strada dopo una festa, 13 le studentesse morte. Andiamo avanti con Il Messaggero, strage di ragazze italiane sul bus, tragedia in Spagna, tutte studentesse le 13 vittime, tra loro anche 7 connazionali, insomma sono un po' simili tutti i titoli dei giornali. Oggi La strage delle ragazze italiane titola il giornale,
e l'Unità, la strage delle studentesse, appunto con questa fotografia terribile del, del bus quasi completamente rovesciato. E poi è scaduta una stella, Di Maio, astro calante del Movimento 5 Stelle, incompatibile con il ruolo di vicepresidente della Camera, il PD dimissioni per la squalida strumentalizzazione di Don Diana, martire della Camorra, è una polemica che non abbiamo seguito perché è successa sabato con appunto Di Maio che dall'Unità viene qualificato come incompatibile col suo ruolo di vicepresidente della Camera. Il Fatto Quotidiano, la rete occulta di 007 di Carrai, fondi esteri, spioni e faccendieri, è un'inchiesta esclusiva del Fatto Quotidiano su Marco Carrai, che è uno dei fedelissimi di Matteo Renzi e che è una persona appunto che ha un'agenzia di investigazioni europea molto importante e che Renzi vorrebbe nominare a capo appunto del settore della Presidenza del Consiglio che si occupa di segretezza informatica, di sicurezza informatica. Appunto, e questa è una sorta di inchiesta preventiva che il Fatto Quotidiano fa contro un uomo di punta del team di Matteo Renzi. E poi Libero, guida per fare 7,30, pagare meno tasse, vabbè, questa è un'inchiesta sui nostri soldi, entrano le spese mediche nelle nuove dichiarazioni dei redditi precompilate dalle entrate, mancano però altre voci, bonus, ristrutturazioni, PIN, controlli, scadenze, ecco i consigli, questa la prima pagina di Libero. Ma vediamo la notizia di oggi, Repubblica online titola completamente su questa vicenda, vediamo se ci sono degli aggiornamenti. Spagna, strage degli studenti, 13 ragazze morte, 7 sono italiane, si schianta il bus in gita Erasmus di ritorno dalla festa, appunto Valentina Gallo, qua nella fotografia, 22 anni, fiorentina, è la prima italiana identificata. Andiamo a vedere su Repubblica di Firenze se troviamo qualche dettaglio su questa ragazza fiorentina che è morta, e infatti la troviamo. 3 toscane nell'incidente del bus, morta studentessa fiorentina, altre 2 ferite. Tra le vittime la 22enne Valentina Gallo, in ospedale 2 ragazze di Gavorrano, Grosseto e grevi in Chianti. L'Ateneo annulla la festa di primavera. Così appunto Repubblica Firenze. Vediamo in questo servizio di Sky TG24 questa vicenda terribile dell'incidente ieri a in Spagna. Chilometro 333, chilometro maledetto, quello dell'autostrada spagnola AP7 all'altezza di Freginals, dove il pullman con a bordo 57 studentesse del progetto Erasmus è finito sul guardrail per poi rimbalzare dalla parte opposta invadendo l'altra carreggiata. Un tratto di strada con quella curva che arriva improvvisa dopo un lungo rettilineo, noto a chi vive nella zona per gli incidenti. Mai però se ne ricorda uno così tragico in questo pezzo d'autostrada che collega Valencia a Barcellona. 13 morti, numerosi feriti, dei quali 3 molto gravi il bilancio. E secondo il nostro Ministero degli Esteri, tra le vittime potrebbero esserci fino a 7 nostre connazionali. Giovani studentesse che insieme ad altre loro colleghe di diverse nazionalità e tutte tra i 21 e i 29 anni tornavano da Valencia dove avevano assistito al Festival dei Fuochi d'Artificio di Las Fallas. Ancora da capire le cause della tragedia. Non è l'impatto con un altro veicolo che può provocare l'accidente. Non è stato l'impatto con l'altro veicolo la causa dell'incidente. Abbiamo visto le tracce dei pneumatici sull'asfalto. Secondo i periti, il pullman stava pericolosamente sterzando verso destra. Comunque stiamo ancora indagando per capire se la tragedia è stata causata da problemi tecnici o da un errore umano dell'autista. L'autista, rimasto illeso, è indagato per omicidio plurimo colposo. È stato sottoposto ad alcuni test per capire se avesse assunto alcol e droghe prima di mettersi alla guida. L'esito è stato negativo. Simone Spina, Sky TG24. Anche appunto, il servizio di Sky TG24 su questa vicenda terribile spagnola, un colpo di sonno è probabilmente il motivo che sta alla base di questo terribile incidente. Passiamo alla notizia del giorno, alla seconda notizia del giorno, che è appunto la visita di Barack Obama a La Habana, una visita storica, l'abbiamo sottolineato, è una visita che segna appunto un momento di celebrazione di una politica estera americana tutta in controtendenza rispetto agli ultimi anni, ovviamente agli ultimi anni precedenti a quelli della presidenza di Obama, una presidenza che ha dato una grande spinta appunto all'apertura a rapporti nuovi con in questo caso con i paesi dell'America Latina, appunto
la visita di Obama, come sottolinea oggi Repubblica, c'è un precedente, una sorta di profezia che Fidel Castro fece nel 1973. E disse appunto l'embargo sarà tolto, il dialogo con gli Stati Uniti riprenderà quando ci sarà un presidente nero e un papa latinoamericano. È una sorta di profezia che Fidel Castro fece nel 73 di fronte alla stampa internazionale, e così comunque in qualche modo si è avverato. L'ultima visita di un presidente americano risale al 1928, quando Coolidge, presidente appunto degli Stati Uniti di allora, visitò L'Avana. Era una situazione completamente diversa. Cuba era governata da una dittatura militare figlia, come dire, sottomessa agli Stati Uniti, ecco. Sapevamo che Cuba era in quegli anni era una sorta di postribolo per gli Stati Uniti, prostituzione, casinò fiorivano in maniera decisiva, e appunto in quella situazione venne l'ultimo presidente americano in visita negli Stati Uniti, e da quella situazione poi, come sappiamo, partì la rivoluzione cubana appunto contro quello che si definiva allora l'imperialismo americano. Vediamo in questo servizio di Repubblica TV la visita di Coolidge nel 1928, un brevissimo filmato. L'occasione fu il congresso panamericano, se parte il video, ecco, se non parte, no, eccolo qua. Non c'è l'audio, però insomma queste sono i filmati di allora. Era il 1928, appunto, Coolidge in visita a Cuba, il primo e unico presidente degli Stati Uniti a visitare Cuba, appunto, è stato il repubblicano Calvin Coolidge. Arrivò a L'Avana nel 28 su una minacciosa nave da guerra, la Texas, anche se doveva inaugurare la sesta conferenza panamericana. Era stato invitato in città dal loro leader cubano, Gerardo Machado, ricordato sull'isola per la sua forte repressione dei movimenti popolari e di tutta l'opposizione, e che cercava con la visita di Coolidge il necessario sostegno per mantenere il proprio potere, ma fu costretto alle dimissioni e quindi all'esilio 5 anni dopo, prima in Canada e poi a Miami. Vediamo, giusto per curiosità, un sito storico di Cuba, che è il Granma, è il quotidiano del Partito Comunista Cubano, che appunto titola «In Cuba, Obama in visita ufficiale, bagio una luvia por momentos intensa», dice sostanzialmente che appunto il presidente degli Stati Uniti d'America è arrivato con sotto una pioggia a momenti intensa, e insieme alla sua famiglia e alla delegazione che lo accompagna in questa visita, e poi appunto ha visitato il centro storico dell'Havana. Questo è il servizio di Sky TG24 su questa storica visita del presidente americano. Dalla scaletta dell'Air Force One scende il primo presidente degli Stati Uniti che sia mai atterrato a Cuba negli ultimi 88 anni. Il momento è storico, ma l'aria di festa, mentre Barack Obama regge l'ombrella per riparare la moglie Michelle e le due figlie dal temporale tropicale, e sorride stringendo le mani della delegazione ufficiale venuta ad accoglierlo, senza Raul Castro, che comunque lo vedrà lunedì, e salutando la gran folla di cubani arrivata fino all'aeroporto José Martí solo per vederlo. Ma tutta Cuba è incollata ai televisori, la vita si ferma per quell'attimo di storia, nessuno parla o lavora per godersi il momento. Inizia così una visita che suggella l'inizio di un processo di normalizzazione dei rapporti con Cuba, fortemente voluto dallo stesso Obama. Che bol Cuba, ha twittato il presidente andando all'incontro con i funzionari americani dell'ambasciata riaperta la scorsa estate, prima di ricordare che l'ultimo presidente in visita a Cuba fu Coolidge, e ci mise 3 giorni, lui meno di 3 ore. La pioggia incessante non ha fermato la progettata visita alla vecchia Havana di Barack Obama, che ha abbandonato la strategia della guerra fredda per isolare Cuba, sperando di rendere le sue scelte irreversibili.
sapendo che sono condivise dalla maggioranza del paese, anche se non dal Congresso, e dal principale gruppo della dissidenza cubana, le donne in bianco, che la polizia ha fermato mentre marciavano come tradizione fuori dalla chiesa di Santa Rita poco prima dell'arrivo di Obama. Il presidente incontrerà privatamente i dissidenti e poi Raul Castro parlerà alla televisione di Stato a tutti i cubani e prima di partire per l'Argentina assisterà alla partita di baseball fra Cuba e i Tampa Bay. Ecco appunto come sottolinea questo servizio, oggi gli incontri ufficiali, in particolare il discorso che molto atteso perché sarà appunto un discorso storico, sarà trasmesso in televisione a Cuba, domani lo vedremo, è un discorso appunto che è molto atteso per il simbolo, per le cose che dirà Obama rispetto anche al tema, l'abbiamo visto, dei dissidenti e delle libertà politiche nel paese di Raul Castro. Ci vediamo dopo la pausa pubblicitaria con le altre notizie. Bentornati alla seconda parte di 30 minuti 30. Prima di passare alle altre notizie, vediamo in questo commento di Omero Chai, che è l'inviato di Repubblica a L'Avana, appunto il suo punto di vista rispetto alla visita di Barack Obama. È un servizio breve ma interessante. Preso anche i cubani, l'assenza di Raul Castro all'aeroporto quando Barack Obama è arrivato a L'Avana ieri sera, primo presidente americano da quasi un secolo e dopo 55 anni di guerra fredda tra i due paesi. Un'accoglienza insolita. Al posto di Raul c'era il ministro degli esteri Rodriguez, che rende palesi le difficoltà e i conflitti che i due paesi devono ancora superare. E un gesto, quello di Raul, che ha scatenato le polemiche contro Obama soprattutto negli Stati Uniti, dove Donald Trump si è affrettato a sottolineare la mancanza di rispetto subita dal suo presidente. Polemiche destinate a crescere, visto che la destra americana non ha accettato la riconciliazione con Cuba promossa da Obama, giudicandola una concessione senza alcuna contropartita. Raul e Obama si incontreranno stamattina per un summit nelle stanze del Palazzo della Rivoluzione. Ma anche in questo caso il presidente americano rischia di dover cedere alla volontà dei cubani, che non avrebbero intenzione di fare la consueta conferenza stampa con Cuba. È evidente dunque che la visita inizia in un clima politicamente abbastanza teso, mentre prende corpo la collaborazione sui temi economici con i primi accordi firmati da aziende americane con il governo cubano. Anche appunto la visita si tiene appunto in un momento ancora delicato. C'è chi negli Stati Uniti sostiene che Obama abbia dato a Cuba più di quanto abbia ricevuto in termini di aiuti, di apertura, di dialogo, di dimenticarsi il tema delle libertà individuali. Sappiamo che Cuba ancora su questo ha ancora dei problemi e sul tema delle libertà individuali ieri c'è stata questa manifestazione, la vediamo e la commentiamo insieme, appunto delle Damas del Blanco attaccate dai rivoluzionari e portate via dalla polizia. Obama stava arrivando nel cuore dell'Havana Vieja, dell'Havana, del quartiere appunto storico dell'Havana, patrimonio mondiale dell'UNESCO peraltro, e le Damas de Blanco, che sono appunto questo gruppo, uno tra i gruppi più attivi di contestazione della dittatura cubana, appunto è stato poi portato via dalla polizia per tutelare la sicurezza del presidente americano. Chiudiamo con questa appunto la pagina di Cuba, della visita di Barack Obama. Passiamo alle cronache italiane. Ieri Matteo Renzi è intervenuto sulle questioni interne al Partito Democratico al Congresso Nazionale dei Giovani Democratici, che si è concluso ieri non senza qualche problema interno, e ha parlato della direzione nazionale del PD che si terrà oggi. È una direzione attesa, quella che lui stesso ha definito una sorta di resa dei conti con la minoranza del Partito Democratico. L'abbiamo visto nei giorni scorsi, la minoranza ha attaccato Matteo Renzi su alcune questioni, tra l'altro anche su un referendum che gli stessi parlamentari della minoranza del PD hanno votato
a favore di quella legge appunto che sarà sottoposta al referendum sulla trivellazione nel prossimo aprile e appunto una sorta di resa dei conti con una maggioranza che però è solidamente nelle mani di Matteo Renzi appunto in direzione nazionale, quindi non credo che ci sarà molta, come si dice, trippa per i gatti. Vediamo in questo servizio di Sky di G24 i passaggi e gli interventi dell'intervento di ieri di Matteo Renzi al congresso dei Giovani Democratici. Non è stato un congresso semplice quello dei Giovani Democratici che si è appena concluso, un po' lo specchio delle divisioni che in questi giorni lacerano il PD. E così Matteo Renzi, alla vigilia di un'infuocata direzione in cui preannuncia si faranno i conti con la minoranza, invita le nuove leve a non inseguire le beghe interne e nel suo lungo intervento risponde punto per punto alle contestazioni arrivate negli ultimi giorni, a partire dall'accusa di governare con Verdini. Tu governi con i voti? Del centrodestra anche. Già, perché noi abbiamo perso le elezioni l'altra volta. Quando le vinceremo governeremo senza i voti del centrodestra. Conosco un metodo infallibile per non avere in maggioranza Alfano e Verdini. Vincere le elezioni, cosa che nel 2013 non è accaduta. Peraltro, il ragionamento, Verdini e Alfano avevano già votato l'esecutivo Letta durante quell'anno in cui, dice Renzi, lo stesso Parlamento di oggi non riusciva a far nulla. Ma le frecciate partono anche in direzione esterna al PD, verso quelle forze politiche in cui si prendono ordini da una villa brianzola o da un blog milanese. Verso i 5 Stelle i toni si fanno anche più duri, ribattendo all'accusa di Di Maio di aver tagliato i fondi alle famiglie delle vittime della mafia. Pensare che di fronte a dei martiri della Camorra, in questo caso, si possa utilizzare le cerimonie, le ricorrenze per tirarsi addosso rispetto agli altri partiti, come ha fatto ieri un esponente delle istituzioni di questo paese, il vicepresidente della Camera eletto con i voti del PD, è il segno più meschino e misero a cui può arrivare la politica. Vorrei dirvi una sola cosa all'inizio, proprio partendo di qui. Non consentite mai a nessuno di strumentalizzare ciò che è di più grande all'Italia, i propri martiri, le persone che hanno perso la vita. E a un mese dal referendum sulle trivelle, Matteo Renzi chiede anche che si faccia più informazioni. Non si tratta di stoppare nuovi impianti, dice, rischiamo invece di bloccare perforazioni già in corso su giacimenti ancora non esauriti. Uno spreco di risorse energetiche, insomma, che mette anche a rischio 10.000 posti di lavoro. Roberto Tallei, Sky TG24. Ecco, appunto così ieri Matteo Renzi, ma Matteo Renzi può anche dormire sonni tranquilli. Oggi è apparso un'analisi di Ilvo Diamanti, che è il sondaggista di punta di Repubblica, appunto sul quotidiano romano. La vediamo insieme. Il referendum antipolitico, sono le analisi di Ilvo Diamanti sul referendum previsto per il prossimo autunno sulla riforma costituzionale. Lo sapete, appunto, lo sappiamo, si parla di abrogazione del cosiddetto bicameralismo, cioè del fatto che Camera e Senato debbano promulgare insieme sullo stesso testo la stessa legge, cosa che appunto ha rallentato la produzione di leggi nel nostro Paese e l'ha decisamente complicata, altre riforme che erano attese da anni, e su questo però insomma l'orientamento è molto chiaro, lo vediamo insieme. Lei pensa che voterà in questo momento la maggioranza degli italiani, degli intervistati appunto sono già favorevoli ora, a 6 mesi dal referendum, sul sì alla riforma costituzionale, e l'orientamento per i partiti tra i partiti è abbastanza uniforme, si va da un 73% di sì nel Partito Democratico, ma anche a un 64% in Forza Italia, a un 54% dentro i 5 Stelle. Quindi questa è l'analisi di Ilvo Diamanti su un referendum che si terrà nel prossimo autunno. E però oggi appunto si terrà la direzione del Partito Democratico, al centro la polemica sull'altro referendum, quello di aprile, quello sulla trivellazione, così era successo nei giorni scorsi. La segreteria del Partito Democratico, a maggioranza renziana ovviamente, di espressione renziana, ovviamente aveva
invitato sostanzialmente, aveva dato indicazione di voto per l'astensione, per il referendum su una legge che peraltro il Partito Democratico ha votato e quindi è normale che sia contro la sua abrogazione. Passiamo a tutt'altra vicenda, in conclusione appunto di questa puntata di 30 minuti 30, abbiamo parlato più volte di immigrazione, vediamo qual è la situazione in Grecia, facciamo il punto sulla Grecia e poi parliamo di migranti in Ungheria e in Italia. Iniziamo da questo servizio di Sky TG24 che appunto ci fa il punto della situazione sulla Grecia. Con stracolmo, decine di migranti salpati dalla Turchia e diretti verso l'isola greca di Lesbo, ci sono due uomini il cui cuore non batte più. I soccorsi arrivano tardi. Una task force di 4.000 tra guardie di frontiera, poliziotti, esperti di asilo, 8 navi Frontex da 300-400 passeggeri ciascuna e 28 autobus, per un costo di circa 280 milioni di euro in 6 mesi. Da oggi, infatti, come prevede l'accordo siglato venerdì tra i 28 e Ankara, i migranti irregolari che dalla Turchia arrivano in Grecia saranno rimandati indietro, dopo essere registrati però e le loro richieste di asilo prese in carico da funzionari UE. Dai primi di aprile poi, per ogni siriano respinto, un altro avente diritto sarà ricollocato in Europa per un massimo di 70.000 persone. E con temperature più miti, mari più calmi, riprendono gli sbarchi sulle rotte tradizionali. 30 migranti sono annegati al largo delle coste occidentali libiche per il ribaltamento dei balconi su cui stavano viaggiando. Gli ultimi sbarcati sulle nostre coste invece stamattina, in 476 ad Augusta in Sicilia, fanno parte dei 1.800 salvati ieri in mare nel canale di Sicilia. Sulla 1 vicino Piacenza invece un tir scaricato durante il suo tragitto una ventina di profughi iraniani. Stefania Trapani, Sky TG24. Quindi prosegue l'ondata di migrazione, ma la notizia più ghiotta ce la dà Liberation. Abbiamo parlato l'altro giorno del presidente ungherese, Viktor Orban, appunto il presidente che è espressione del Partito Nazionalista, che più volte si è espresso contro l'emigrazione, con aggettivi e con sostantivi spesso irripetibili. Appunto l'Ungheria è forse in questo momento nell'Unione Europea il paese più anti-immigrati che ci sia, con la politica più contro gli immigrati che ci sia. E la notizia ce la dà Liberation, giornale storico della sinistra francese, dice: in Ungheria chi è il medico dell'anno è un immigrato, è appunto un uomo del Pakistan, ci dice l'articolo, arrivato dallo Yemen a 20 anni e è stato scelto dagli internauti su internet, appunto ungheresi, come il medico dell'anno. Appunto queste sono le notizie che fanno sempre un po' la differenza. E di immigrazione in Italia parla, e anche di cittadinanza in Italia parla, uno speciale che è stato lanciato oggi dalla Stampa, si chiama Storia di cittadinanza. Appunto in questi video sono interviste a immigrati immigrati stranieri in Italia, più spesso ovviamente essendo il giornale torinese nell'area del Piemonte, e appunto che ci raccontano un po' il loro punto di vista. Vediamo lo spot di questo speciale che vi consiglio di vedere. Non funziona lo spot, vediamo questa breve intervista invece, che non funziona neppure lei, non funziona nulla, eccolo qua, perfetto, scusate. No, continuiamo ad avere dei problemi con questo video, vediamo se ci riusciamo stavolta. C'è un problema di impaginazione con la pagina con la stampa. Se no, andiamo alla notizia successiva, mi sembra di capire che non ci riusciamo. No, va bene, andiamo alla notizia successiva, come non detto. Comunque tutti i link utilizzati in questa puntata li trovate sul nostro sito reteversilianews.com e noitv.it, appunto dove nella pagina della puntata di oggi troverete i link per poterli vedere. Chiudiamo su due notizie, la prima è ci arriva dall'India, è molto particolare, sono delle fotografie molto belle, ma anche molto particolari. Sono di una tribù che sta
che si sta estinguendo, a una popolazione nei confini settentrionali dell'India, e sono niente poco di meno che degli ex tagliatori di teste, cioè è una tribù appunto in via di estinzione che da 20 anni non può più praticare quello che era, diciamo, il passatempo preferito, che era quello di tagliare le teste e probabilmente anche di mangiarsele, perché ci sono forti sospetti che fino a un centinaio di anni fa questa tribù di tagliatori di teste fosse anche dedita al cannibalismo. Lo vediamo in questo servizio fotografico molto bello, molto particolare, che appunto ci racconta di questa tribù che è in via di estinzione. Tradizioni culturali spesso anche incomprensibili con gli occhi moderni, ma che certamente hanno il loro fascino. E il loro fascino ha sicuramente questo video con cui chiudiamo la puntata di oggi. Lo potete vedere integralmente sulle nostre pagine internet, ma appunto è la discesa dai monti della Slovenia di uno sciatore particolarmente su un crinale particolarmente difficile. Lo vediamo insieme e fa davvero impressione. Ci racconta appunto la bellezza della montagna e la bellezza anche di uno sport che sa essere pericoloso, ma sa regalare anche emozioni fortissime. Guardate in che punto questo sciatore riesce a muoversi e a scendere giù. Il video è molto lungo, quindi non lo vediamo interamente, però ve lo raccomando, sempre sulle nostre pagine internet, reteversilianews.com e noitv.it. Con questa notizia vi do il saluto, vi auguro buona giornata, anche se non è particolarmente bella dal punto di vista meteorologico. Ci vediamo domani mattina per la nuova edizione di 30 minuti 30. Thank you.